Davanti a lui c'era il flaccone con il profumo di Pelissier. Il liquido scintillava bruno dorato alla luce del sole, limpido, senza la minima torbidezza. Aveva un aspetto del tutto innocente, simile a tè chiaro, e tuttavia, oltre a 4 quinti di alcol, conteneva un quinto di una miscela misteriosa che aveva il potere di mettere in agitazione un'intera città. A sua volta questa miscela poteva essere composta di 3 oppure di 30 sostanze diverse, messe insieme in un rapporto molto preciso tra le infinite combinazioni possibili. Era l'anima del profumo, ammesso che si potesse parlare di anima di un profumo di quel gelido affarista che era Pelissier. E ora si trattava soltanto di trovare la sua composizione. Baldini si soffiò il naso con cura e abbassò un poco la gelosia della finestra, perché la luce diretta del sole era nociva a qualsiasi sostanza aromatica e a qualsiasi soluzione olfattiva più concentrata. Prese dal cassetto dello scrittoio un fazzoletto pulito di pizzo bianco e lo spiegò. Poi aprì il flaccone, facendo ruotare leggermente il tappo. Durante quest'operazione tenne il capo ben fermo e strinse le pinne nasali, perché per nulla al mondo voleva provare una sensazione olfattiva anzitempo direttamente dalla bottiglietta. Il profumo si doveva annusare in uno spazio libero, aperto, mai concentrato. Sparse alcune gocce sul fazzoletto, l'agitò in aria per far evaporare l'alcol e quindi se lo mise sotto il naso. Con 3 brevi, bruschi colpetti risucchiò il profumo come fosse una polvere, lo risoffiò fuori, si fece vento, inspirò ancora una volta in triplice cadenza e alla fine tirò un respiro molto profondo, che poi emise lentamente e con più pause, quasi lo facesse scivolare su una lunga scala in orizzontale. Quindi gettò il fazzoletto sul tavolo e ricadde sulla poltrona appoggiandosi alla spalliera. Il profumo era disgustosamente buono. Purtroppo quel miserabile di Pelissier era un esperto, un maestro, maledizione, anche se non aveva mai studiato il mestiere. Baldini avrebbe voluto inventarlo lui, questo amore psiche. Non era per niente ordinario. Era assolutamente classico, rotondo e aromatico, e tuttavia seducentemente nuovo. Era fresco, ma non sconvolgente. Aveva un aroma di fiori senza essere sdolcinato. Aveva una sua profondità, una profondità stupefacente, perenne, voluttuosa, bruno scura, e tuttavia non era per nulla sovraccarico o opprimente. Baldini si alzò quasi con un senso di riverenza e accostò ancora una volta il fazzoletto al naso. Meraviglioso, meraviglioso, mormorò annusando avidamente. Ha un'impronta serena, è delicato, è come una melodia, mette subito di buon umore. Assurdo, buon umore. E gettò con veemenza il fazzoletto sul tavolo, si girò e si diresse nell'angolo più recondito della stanza, come se si vergognasse del proprio entusiasmo. Ridicolo, lasciarsi trasportare a simili elogi, come una melodia, sereno, meraviglioso, buon umore, sciocchezze, sciocchezze infantili, impressione del momento, vecchio errore, questione di temperamento, probabilmente la sua parte d'eredità italiana. Non giudicare mentre stai annusando, questa è la prima regola, Baldini. Vecchio imbecille, annusa quando stai annusando e giudica dopo aver annusato. Amore psiche è un profumo non male, un prodotto ben riuscito, un raffazzonamento messo insieme con abilità, per non dire un inganno. Del resto, da un uomo come Pelissier non ci si poteva aspettare altro se non un inganno. Naturalmente, un tipo come Pelissier non confezionava un profumo dozzinale. Il furfante abbagliava con sublime maestria, confondeva l'olfatto con un'armonia perfetta. Un lupo in veste di pecora dell'arte olfattiva classica era quest'uomo, in una parola, uno scellerato dotato di talento, e questo era peggio di un guastamestieri dalla retta fede. Ma tu, Baldini, non ti lascerai incantare.
Soltanto per un attimo. Sei rimasto sorpreso dalla prima impressione di quel raffazzonamento. Ma chissà poi che odore avrà dopo un'ora, quando le sue sostanze più volatili si saranno dileguate e si manifesterà la sua struttura fondamentale. Oh, che odore avrà stasera, quando si avvertiranno soltanto le sue componenti grevi, oscure, che ora dal punto di vista olfattivo sono come in penombra, avvolte da gradevoli veli di fiori. Aspetta, Baldini. La seconda regola dice: il profumo vive nel tempo, ha la sua giovinezza, la sua maturità e la sua vecchiaia. E soltanto se emana un aroma ugualmente gradevole in tutte e tre queste età della vita si può definire riuscito. Quante volte è già avvenuto che una miscela fatta da noi alla prima prova avesse un odore fresco e stupendo? Dopo qualche tempo sapesse di frutta guasta e infine emanasse soltanto un disgustoso odore di zibetto puro che abbiamo aggiunto in dose eccessiva? Attenzione soprattutto con lo zibetto. Una goccia di troppo provoca catastrofi. È una vecchia fonte di errori. Chissà, forse Pellissier ci ha messo troppo zibetto. Forse entro stasera del suo ambizioso amore psiche non resterà che un effluvio di piscio di gatto. Beh, vedremo. Annuseremo. Come una scuria affilata suddivide il ceppo di legno in piccolissimi ciocchi, allo stesso modo il nostro naso sezionerà il suo profumo in ogni singola componente. Allora si vedrà che questo presunto magico aroma è stato creato come al solito, ben noto sistema. Noi Baldini, profumiere, scopriremo gli intrighi di Pellissier, miscelatore di aceto. Gli strapperemo la maschera da quella brutta faccia e gli mostreremo all'inventore che cosa è in grado di fare il mestiere tradizionale. La sua miscela, il suo profumo alla moda, sarà riprodotta alla perfezione. Rinascerà tra le nostre mani, copiata così perfettamente che nemmeno quel superficiale riuscirà più a distinguerlo dalla propria. No, non basta ancora. La miglioreremo, gli indicheremo gli errori e li elimineremo. Ce lo faremo battere di naso. Sei un guastamestieri, Pellissier, un puzzoncello, un ultimo arrivato del mestiere, nient'altro. Al lavoro ora, Baldini, sotto col naso e annusa senza sentimentalismi. Scomponi il profumo secondo le regole dell'arte. Entro stasera devi essere in possesso della formula. E si precipitò di nuovo verso lo scrittoio. Prese carta, penna e un fazzoletto pulito. Preparò tutto per bene e dette inizio al suo lavoro analitico. Avvenne così che fece passare rapidamente sotto il naso il fazzoletto imbevuto di profumo fresco e cercò di cogliere l'una e l'altra componente della nuvola aromatica che aleggiava nell'aria, senza lasciarsi troppo distrarre dalla complessa mescolanza di tutti gli elementi. Per poi, tenendo il fazzoletto lontano da sé col braccio teso, annotare rapidamente il nome della componente che aveva scoperto e quindi farsi passare di nuovo il fazzoletto sotto il naso, ghermire il successivo alito di profumo e così via. Lavorò ininterrottamente per 2 ore e i suoi movimenti divennero sempre più febbrili, gli scarabocchi della sua penna sulla carta sempre più nervosi e sempre maggiori le dosi di profumo che dal flacone spargeva sul fazzoletto portandolo se lo poi al naso. Ormai percepiva a stento qualcosa. Da un pezzo era stordito dalle sostanze eteriche che ispirava, non riusciva neppure più a riconoscere quello che all'inizio della sua sperimentazione credeva di aver individuato con certezza. Sapeva che non aveva nessun senso continuare ad annusare. Non sarebbe mai riuscito a scoprire come fosse composto questo profumo alla moda. Quel giorno sicuramente non più, ma neppure l'indomani, quando il suo naso, a Dio piacendo, si fosse ristabilito. Non aveva mai imparato questo modo di annusare scomponendo i singoli elementi. Per lui era un lavoro infelice e odioso, scindere un profumo, suddividere un tutto, una composizione più o meno buona nei suoi elementi semplici. Non lo interessava, non voleva più farlo.
Tuttavia la sua mano continuava meccanicamente, con quel movimento aggraziato esercitato mille volte, a impregnare di profumo il fazzoletto, a scuoterlo e a farlo passare rapidamente davanti al viso. E a ogni passata ispirava meccanicamente una dose di aria pregna di profumo, per poi espirarla dopo averla trattenuto un attimo a regola d'arte. Sicché alla fine fu proprio il suo naso a liberarlo dal tormento, perché dall'interno si gonfiò per allergia e si chiuse da sé, come se gli fosse stato applicato un tappo di cera. Ora non poteva più annusare. A stento riusciva a respirare. Il suo naso era definitivamente chiuso, come per un forte raffreddore, e gli angoli dei suoi occhi si riempivano di piccole lacrime. Grazie a Dio! Ora poteva farla finita, con la coscienza a posto. Aveva fatto il suo dovere, con tutte le sue energie, secondo tutte le regole dell'arte, e aveva fallito, come tante altre volte. Ultra posse nemo obligatur. Fine. L'indomani mattina avrebbe mandato qualcuno da Pélissier a prendere una bottiglia grande di Amore Psiche per profumare la pelle spagnola per il conte Veramont, come gli era stato commissionato. E poi avrebbe preso la sua valigetta contenente saponi fuori moda, Saint-Bon, pomate, sachet, e avrebbe fatto il solito giro dei salotti delle vecchie duchesse. E un giorno sarebbe morta l'ultima vecchia duchessa e con lei la sua ultima cliente. E allora anche lui sarebbe stato un vecchio e sarebbe stato costretto a vendere la sua casa a Pélissier. O a qualcun altro di questi ambiziosi mercanti, e forse ne avrebbe anche ricavato qualche migliaio di lire. Avrebbe riempito una o due valigie e sarebbe partito per l'Italia con la sua vecchia moglie, se a quell'epoca fosse stata ancora vita, viva, in vita. E se fosse sopravvissuto al viaggio, si sarebbe comprato una casetta in campagna vicino a Messina, dove i prezzi erano bassi. E là sarebbe morto Giuseppe Baldini, un tempo il più grande profumiere di Parigi, in povertà estrema, quando fosse piaciuto a Dio. Così dovevano andare le cose. Tappò il flacone, depose la penna e si passò per l'ultima volta il fazzoletto imbevuto davanti al viso. Avvertì la frescura dell'alcol evaporato, null'altro. Poi il sole calò. Baldini si alzò. Aprì le imposte e il suo corpo si immerse fino alle ginocchia nella luce della sera e rosseggiò come una fiaccola incandescente che stia per spegnersi. Vide il bordo rosso scuro del sole dietro al Louvre e i più tenui bagliori sui tetti d'ardesia della città. Sotto di lui il fiume scintillava come oro. Le navi erano scomparse e probabilmente si stava levando il vento perché la superficie dell'acqua era battuta dalle raffiche che parevano incresparla di squame e qua e là, sempre più vicino, c'era un luccichio, come se un'enorme mano stesse spargendo sull'acqua milioni di luigi d'oro e per un attimo sembrò che la corrente del fiume avesse cambiato direzione. Scorreva verso Baldini, una fiumana scintillante d'oro puro. Gli occhi di Baldini erano umidi e tristi. Per un attimo restò immobile e osservò lo splendido spettacolo. Poi d'un tratto spalancò la finestra, aprì le imposte e gettò fuori il flacone con il profumo di Pélissier, facendogli descrivere un ampio arco nell'aria. Lo vide piombare in acqua e lacerare per un attimo il tappeto scintillante. Aria fresca affluì nella stanza. Baldini tirò il fiato e si accorse che il suo naso si stava liberando, poi richiuse la finestra. Quasi nello stesso momento calò la notte, tutto a un tratto. L'immagine della città e del fiume scintillanti d'oro si fossilizzò in un profilo grigio cenere. Di colpo nella stanza si era fatto buio. Baldini continuò a stare nella stessa posizione di prima e a guardare fisso oltre la finestra. Non manderò nessuno domani da Pélissier, disse, e con entrambe le mani strinse forte la spalliera della sedia. Non lo farò, non farò neppure il mio giro per i salotti. Domani andrò invece dal notaio e venderò la mia casa e il mio negozio. Questo farò, e basta. Aveva assunto un'espressione caparbia da ragazzo e a un tratto si sentì molto felice. Era di nuovo il Baldini di un tempo, giovane,
coraggioso e deciso come sempre a tener testa al destino, anche se tener testa in questo caso significava soltanto ritirarsi. E quando anche non restava comunque altro da fare. Lo stupido tempo non lasciava altra scelta. Dio ci dà tempi buoni e cattivi, ma non vuole che in tempi cattivi ci lagniamo e ci lamentiamo, bensì che diamo prova di essere forti. E lui aveva inviato un segnale. L'immagine illusoria della città dorata a rosso sangue era stato un ammonimento. Agisci, Baldini, prima che sia troppo tardi. La tua casa è ancora solida, i tuoi magazzini sono ancora pieni, puoi ancora ottenere un buon prezzo per il tuo negozio che va declinando. Le decisioni stanno ancora a te. Invecchiare modestamente a Messina non è stato proprio lo scopo della tua vita, ma è pur sempre più onorevole e più gradito a Dio che non andare in rovina pomposamente a Parigi. Che i Bruetti, i Caltoi, i Pelissier trionfino tranquillamente. Giuseppe Baldini sgombra il campo, ma lo fa di propria volontà e senza piegarsi. Adesso era proprio fiero di sé e infinitamente sollevato. Per la prima volta dopo anni non sentiva più sulla schiena il crampo del subalterno che gli tendeva la nuca e gli aveva inarcato le spalle sempre più dovutamente, e stava dritto, senza sforzo, libero e leggero, ed era felice. Respirava col naso, senza fatica. Percepiva distintamente il profumo di amore psiche che invadeva la stanza, ma non permetteva più che gli procurasse dolore. Baldini aveva cambiato vita e si sentiva meravigliosamente bene. Ora sarebbe salito da sua moglie e l'avrebbe messa a parte delle sue decisioni. Poi si sarebbe recato in pellegrinaggio a Notre Dame e avrebbe acceso una candela di ringraziamento a Dio per la benevola indicazione e per l'incredibile forza di carattere che egli aveva concesso a lui, Giuseppe Baldini. Con uno slancio quasi giovanile, si gettò la parrucca sulla testa calva, si infilò la giacca blu, afferrò il candeliere che stava sul tavolo e lasciò lo studio. Aveva appena acceso la candela con il lume di sego della tromba delle scale per farsi luce salendo alla sua abitazione, quando sentì suonare il campanello giù al piano terra. Non era il gradevole scampanellio persiano della porta del negozio, bensì il campanello tintinnante dell'ingresso di servizio, un rumore disgustoso che l'aveva sempre disturbato. Spesso aveva avuto intenzione di far togliere quell'aggeggio e di sostituirlo con una campanella più gradevole, ma poi gli era sempre dispiaciuto per la spesa e ora gli venne in mente d'un tratto e rise sommessamente al pensiero, ora non aveva più importanza. Avrebbe venduto il campanello inopportuno insieme alla casa, che desse pur fastidio al suo successore. Di nuovo il campanello tintinnò. Baldini tese l'orecchio verso il basso. Evidentemente Chénier aveva lasciato il negozio. Anche la domestica non accennava a comparire, quindi scese ad aprire lui stesso. Tirò indietro il chiavistello, fece ruotare la porta pesante e non vide nulla. L'oscurità inghiottiva totalmente la luce della candela. Poi, molto gradualmente, riuscì a distinguere una piccola figura, un bambino o un adolescente, che portava qualcosa sotto il braccio. Che cosa vuoi? Vengo da parte di Maître Grimal, porto il capretto, disse la figura, e si avvicinò e porse a Baldini il braccio piegato con alcune pelli ammucchiate l'una sull'altra. Nel chiarore Baldini riconobbe il viso di un ragazzo che lo spiava con occhi ansiosi. Aveva un atteggiamento sottomesso. Era come se si nascondesse dietro al proprio braccio proteso, come uno che si aspetti d'essere picchiato. Era Grineuil.